Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Sono qui oggi per presentarvi il fantastico, il tanto gettonato nel corso degli anni semirimorchio Agroliner. Questo per chi non lo conoscesse, per chi non l'avesse mai visto, è una mod, è un semirimorchio che è stato fatto ancora nel 13 da Fructor e Daniel 11, poi è stato riportato nel 15 e ora ce lo ritroviamo nel 17. È stato appunto ripreso in mano dal buon caro STV Modding con l'ausilio, con l'aiuto di Farmer Armer, che saluto entrambi e ringrazio enormemente per l'egregio lavoro fatto di conversione, di features aggiunte, di personalizzazioni, di script che poi appunto andremo a vedere nel corso del video, e hanno fatto un buon lavoro, se ne sono presi un gran impegno, hanno avuto un gran carico di lavoro, credetemi, ce ne sono passate sopra, ci hanno passato sopra veramente tante ore e il risultato è veramente veramente ottimo, quindi ragazzi, miei complimenti. E niente, qui di fronte a me ho già appunto un po' di rimorchi con appunto delle personalizzazioni per quanto riguarda le gomme, i colori e quant'altro. Colgo l'occasione, ragazzi, di questa presentazione per avvisarvi che sono state pubblicate, cioè in descrizione io vi lascio il link delle versioni finali del Mercedes Arox, che vi avevo presentato ancora tempo fa, e del semirimorchio Menci. Vi dissi nella presentazione che appunto non erano versioni finali, eccetera, salvo imprevisti o cose varie. Queste che vi lascio in descrizione sono tutte versioni finali, quindi per chi ha, diciamo, quelle vecchie, le sostituisca con quelle nuove. Io direi prima appunto di andare a vedere gli agroliner, le ralle e tutto quanto quello che c'è da presentare nel video. Vi faccio un attimo un piccolo riassuntino delle fix barra update delle due mod, appunto del Mercedes e del Menci. Qui vi ho già preparato, ve ne ho già preparati due che ben vedete. La cosa che risalta subito all'occhio è il colore. Sono stati aggiunti tre colori metallizzati. Questo è il bronzo, perché STV Modding, se non lo sapete, in questo tempo, oltre a fare il gommista, si è messo a fare anche il carrozziere, quindi è veramente tirato fuori di quelle livree, di quei colori favolosi. Questo appunto è il bronzo, questo è l'oro. Molto bello che questo, con la luce della season, eccetera, fa un effetto spettacolare. Ok, come features, diciamo, sono stati resi colorabili tutti i cerchioni con tutte le tipologie di gommature che, se vi ricordate, nella versione scorsa non si potevano colorare tutti, quindi appunto adesso la personalizzazione del colore dei cerchi è a posto e basta. Per il resto appunto sono state fatte piccole fix e ok. Per quanto riguarda il nostro caro Menci, questo semirimorchio fantastico come questo qui, è stato appunto sistemata anche qui la questione della colorazione degli pneumatici dei cerchi. Sono state aggiunte delle gomme nuove, è stata aggiunta la possibilità che vi avevo predetto nel video presentazione scorso, la possibilità di togliere e aggiungere le sovrasponde. Se vi ricordate, nella prima versione erano fisse. E come già magari avete ben notato, c'è la questione degli assi che sono stati fatti così. In questo caso, con il rimorchio vuoto, abbiamo solo il centrale che poggia a terra. Poi, rispettivamente, al 15% del carico si abbasserà l'ultimo e al 30% del carico si abbasserà il primo. Adesso non sto qui a farvi vedere tutto, comunque questa è la nuova funzione. Nuovi tubi dinamici, appunto, sia per il Mercedes che per il Menci. Eccoli qui, sono state fatte i tubi per l'aria a molla, capito?
che sono più reali, che sono stati fatti da STV in collaborazione con Farmer Arme, si sono arrangiati loro due a farli, bravi, complimenti, che è un bel vedere. Eccoli qua. E basta, ok, c'è la questione, niente, veniamo un attimo che andiamo a vedere un secondino qua, no, ok, vedete qui c'è il Menci con le miscellane del BKT, la questione della configurazione capacità, eccetera, che ve l'ho detta, colore cerchione, colore design, ok, a posto, buon, perfetto, queste sono le novità per quanto riguarda queste due mod. Ottimo, possiamo un attimo, possiamo finalmente darci al soggetto della presentazione, quindi appunto l'agroliner. Beh, il modello diciamo che è rimasto praticamente invariato da quello del 13/15, quindi non ha subito grosse modifiche, oltretutto appunto oltre alla conversione, ragazzi, del rimorchio stesso è stata convertita, sono state convertite le ralle, la Siga 1 e la Siga 2. Qui vedete che hanno fatto un lavoro eccezionale anche qui per quanto riguarda hose idraulici e qua scusate un attimo che l'ho sganciato prima, idraulici e dell'aria, anche qui a molla. Le ralle, come sempre ragazzi, sono hanno la possibilità di essere usate su tutti i semirimorchi e ovviamente con i semirimorchi con hose compatibili si vedono gli agganci, come potrebbe succedere ovviamente sul Menci, quindi potete attaccarle dove volete, come vi pare e piace, quindi sono universali. La Siga 1, questa qui, ha la particolarità dell'aggancio, la possibilità, cioè scusate, si aggancia in automatico la PTO, quindi il cardano, e ha oltretutto inoltre la possibilità di agganciare un ulteriore attrezzo dietro con tanto di hose ready. Ecco qui, vedete che c'è il gancio. Solo per questa singola, questa doppia non ha possibilità di agganciare nulla dietro e non ha la PTO. Cioè solo qui agganciata, ma appunto non si riesce, cioè non ha la possibilità di agganciarla al trattore. Ottimo, qui ho diversi rimorchi che appunto sono stati fatti due, uno è l'agroliner marchiato agroliner, l'altro è sempre agroliner però appunto marchiato staple, differenza appunto è solo sull'ad strip. Qui vedete c'è scritta staple e qui abbiamo la scritta agroliner semplice, ok, possibilità ovviamente delle sovrasponde, questa è la versione normale, in tutti abbiamo il display 7 segmenti che ci dà la capacità del rimorchio, scusate, il riempimento del rimorchio, diverse gommature, poi appunto le andremo a vedere e basta, ok, per il resto non c'è altro di diciamo funzionalità strane eccetera, di particolarità, e quindi direi come sempre di darlo a vedere allo shop, quindi sezione categoria dei cassoni ribaltabili, qui il Menci ve l'ho già fatto vedere, qua li troviamo i due agroliner, quindi abbiamo 62.000 euro di costo per entrambi, ecco qui. Allora, la differenza appunto di questi due è che questo è quello marchiato agroliner, questo scegliete quello marchiato staple, doppio clic, abbiamo la configurazione delle ruote che sono le standard, gli pneumatici stretti che sono gli pneumatici che sono stati montati e sono stati fatti ancora per il modello nativo del 13, quindi so già che qualcuno se li ricorda, quindi sono appunto quelli. Abbiamo le Nokian TRI2, le Alliance Floation, le BKT FL693 e le Goodrich TA, quindi come ben vedete è una scelta di gomme veramente ampia. Colore di cerchioni, qua appunto avete la tavolozza con i vostri 5 colori,
il design che si fa da standard a nero, il design appunto standard per questo qui Agroliner, marchiato Agroliner, il colore è il verde, se poi appunto cambiate avete il design nero che lo colorate appunto di nero. Configurazione capacità senza estensione capacità oppure con estensione capacità che sono le sovrasponde. Senza ragazzi tiene 47.000 e con le sovrasponde si arriva a una capacità di 59.000. Perfetto, l'altro di qui, quello marchiato Staple, è praticamente identico, se non che la differenza sta nella voce design standard, che se voi la scegliete appunto standard, al posto di essere colorato di base verde, viene colorato di base grigio. Ecco qua. Perfetto, per il resto diciamo è tutto uguale. Andiamo un attimino ragazzi a vedere la questione delle ralle, che la troviamo appunto, le troviamo nella sezione carrello, doppio clic, abbiamo la Siga 2 dal costo di 14.000 euro, la Siga 1 dal costo di 10.000 euro, doppio clic, configurazione delle ruote, abbiamo tutte quante le ruote che troviamo appunto nei semirimorchi per fare la coppiata, quindi pneumatici stretti, Nokia, Floation, BKT e Goodrich, colori di cerchioni stessa cosa, quindi appunto potete fare sbizzarrirvi o potete fare le coppie come volete, abbinare tutti i colori, insomma potete scegliere quello che vi pare e piace. Buenos, qui non c'è altro da aggiungere, che ho fatto vedere tutto. Beh, il Mercedes insomma abbiamo un attimo accennato prima, qua le voci sono praticamente le stesse, qua abbiamo appunto il design che ci dà il blu metallizzato, il blu ragazzi non sarebbe blu ma è questo, è il verde acqua che sarebbe il colore default, però fatto metallizzato, bronzo metallizzato, oro metallizzato, qua abbiamo appunto colorazione dei cerchioni che possiamo colorare tutti quelli che vogliamo. Ottimo, perfetto. Quindi andiamo un attimino ragazzi a rivedere qui i nostri Agroliner. Queste sono le Nokia, eccole qua, anche col camion è molto bello, molto versatile perché è piccolino, è stretto, è alto con le sovrasponde, quindi va molto molto bene anche negli spazi ristretti, vedete che è molto corto, quindi sarà utile anche usarlo senza ralla, veramente così è una bella, una coppiata vincente. Qui sono le BKT, eccole qua, che io ho già preparato, è quello che andremo ad usare nel video, che lo accoppieremo al Fendt Black Beauty, quindi come ben vedete ralla a cerchi rossi, rimorchio a cerchi rossi, quindi una bella coppia, ecco qua, un bel coordinato. Qui abbiamo le Alliance Floation, eccole qui, cerchi bianchi, qua ho messo la ralla, la Siga 2 cerchi bianchi. Okay. Queste sono le Goodrich, eccole qui, come vedete appunto il modello, texture eccetera sono rimaste quelle del 13, si vede bene, comunque sempre veramente un bel rimorchio, a me piace veramente tanto. Veramente bravi comunque col lavoro degli OS e tutto quanto, complimenti. Ottimo, perfetto, per il resto ragazzi non ho altro da mostrarvi, chiusura della copertura, poi appunto la potete chiudere e basta, per il resto non c'è altro da dire, quindi ok, possiamo andare a prendere il nostro Black Beauty che dovrebbe essere qua, se non me l'hanno fregato. Ok, saliamo su. Andiamo ad agganciare. Riempiamo, facciamo un bel giro. Eccoci qua. Vedete che i cunei si rimuovono. Di stazionamento, diamo un'occhiatina agli OS, eccoci qua, vedete che è tutto a posto, presa di forza ok,
possiamo vedere un attimino come lavorano i tubi dell'aria, che ci tenevo a farveli vedere. Vediamo se riusciamo un attimino a sterzare. È un bel effetto da vedere. Tanta roba, tanta roba. Sul camion si vedono ancora di più. Mi aggancio un secondino anche l'altra, la duo, per completezza, così vi mostro. Vi faccio vedere anche la chiusura della copertura. Ok. Tec. Agganciamo, abbiamo l'F1, copertura, abbiamo il dovrebbe essere il tasto Z se non erro, perché sto usando il joystick, aspetta un secondo, no, il tasto N, eccolo qui. Ovviamente per problemi eccetera del modello e tutto quanto, se lo riempite al 100% il plane sbolda un po' fuori del telo, ma insomma sapete che sono degli intoppi che non si possono, diciamo, evitare. Qui vedete che vi dicevo, come vi dicevo prima, che il cardano qui non si aggancia ma rimane sotto lì, per il resto è tutto ok. Rimettiamo un attimino qui. Allora, sganciamo, andiamo a riagganciare quest'altro, e facciamo un bel giro. Perfetto, siamo sulla Deterra Italica, penso l'abbiate già riconosciuta, spero. Non sono MR ragazzi, ma appunto io sto usando qui il 930 di Ago in MR e vi dico che i pesi eccetera sono stati fatti molto bene, quindi andate tranquilli. Io adesso qua non lo riempio del tutto perché sono anche con le sovrasponde e 60.000 sono parecchi da tirare col 930. Comunque non è ingombrante, non è esagerato come rimorchio, adesso sicuro che con il sovrasponde tiro giù tutto qua. Sì, vabbè, vabbè, pazienza. Carichiamo un po' di frumento. Diciamo metà, penso che sia sufficiente. Lane ragazzi, tutto ok. Bene, abbiamo caricato 46.000, quindi più o meno la capacità che avrebbe senza le sovrasponde. So che voglio farmi del male. Mamma mia ragazzi, cosa ci passava là in mezzo? Non lo so. Mamma. Comunque appunto con la ralla così vi consiglio la 1 se avete, non avete farm esagerate, perché la 2 inizia a essere abbastanza grande, anche se non sembra, ma riduce abbastanza lo spazio di manovra, quindi la 1 qui va bene. Allora andiamo di qua. Andare a scaricare in fondo di là, andiamo nel punto più estremo della mappa. Allora
io dovrei andare sulla strada che è di qua. Lo Staple così nero, con i cerchi neri, è davvero bello da vedere. Asse ultimo sterzante, c'è la fanaleria. La strada si comporta bene. Vi ricordo che sto giocando in MR con un rimorchio non MR. Un attimo che devo accendere il computer. Là. Perfetto. Lampeggianti. Scuso ragazzi se un po' in questo periodo sono un po' assente con farming, con le live eccetera, ma adesso con la bella stagione ho un po' di impegni, un po' di cose, di lavori eccetera in campagna, video di qua e di là, quindi diciamo per farming non ho tantissimissimo tempo, anche se mi sembra di capire che in questo periodo non è che ci sia da ammazzarsi con le mod, quindi è per questo che sono un po' diciamo assente nella simulazione. Ho un tarlo fisso, non so che forse lo avrete anche voi, ma ho un desiderio di provare, di avere degli SDF di Ago. I cari, buoni Hurleyman, i Lamborghini Racing, il Titan, i Super Titan. Io li esigo per farmi il simulato 17, li esigo prima che ci sia il 19. Perché quelle sono mod che davvero mancano, ma mancano veramente. Mi vedo già MR, Gearbox. Meglio che rallento un po', perché qua andar via dritti con l'MR. E sapete che sopra i 40 all'ora le ruote davanti diventano saponate. non è questione di moda ragazzi, è proprio la mod realistica che sottosterza in curva quando si è veloci, è una roba incontrollabile, inevitabile. Allora giriamo qui a sinistra sul nostro punto vendita, vediamo se il 930 ci lascia a piedi qua. Dai. Sì, però ragazzi, sti fend che non tirano una tega. Vai. Niente da fare. E adesso che si fa? Vediamo se riusciamo a risolvere la situazione. No way! Un bel problema qua. Un bel problema, vediamo. Veramente qua non ce la si fa, ragazzi. Non si va su. Sto cercando di andare di traverso. C'è sto scalino qua maledetto che non riesce a fare. Ah, Gesù. Allora. No, niente.
Io che devo prendere il 9.36. Ragazzi, adesso voglio star qua finché vado su. Finché vado su. E devo andare su. Dai che gliela famo! Dai, dai, dai! Voilà! Che potenza! Che potenza! No, perfetto! Chi la dura la vince, ragazzi! Sempre, sempre! Vi confesso che prima di fare il video non avevo provato a fare sta salita qua, ho detto voglio vedere se ci riesco a farla e avete visto i risultati. dai, bello della diretta. Comunque, siamo arrivati al punto di vendita. Carichiamo. Eccoci qua. Apertura della sponda, ok. Qui non ci sono ganci di sicurezza, non c'è nessuna animazione. Ragazzi, attenzione perché si alza parecchio di scarico, quindi all'occhio sopra. Vedete che è molto alto. Non ho neanche mostrato il display. Ecco, comunque insomma, mostrarla. Riempimento attuale. Bene, torniamo indietro. In ogni caso comunque i fender qua. Bueno, se ritorniamo in farm, che io vi saluto anche. E rimarrà il sangue in questa salita, in questa curva, però ce l'abbiamo fatta. Sembra quasi avere il carro vuoto adesso. E niente, per il resto ragazzi, news del 19 ancora fermo. Non ho ricevuto, a parte che adesso sono state un po' le vacanze, così un po' i ponti e un po' tutto tace, ma spero di avere qualche news a breve. Bella sta strada qua comunque, terra italica. Ovviamente Dirt ragazzi presente. Ci dovrebbe essere una stradina che taglia, non mi ricordo più. Non mi ricordo se si girava dentro di qua. Yes. Sì, è questa. Se non erro, quindi giriamo di qua. Qua ci dovrebbe essere, si passa sotto la ferrovia, sì, andiamo a sinistra. Dovremmo essere già sul campo, yes. Andiamo giù a destra. Ok. Un po' il vandalo, ma va bene. Comunque appunto frecce tutto a posto, quattro frecce, ok, luce di retro, ok,
Ebbene, io ragazzi sgancio. Ecco qua. Facciamo anche la ralla. Eccoci qua. Un po' avanti il defend. Meglio fare la centralina qua perché sto 9.30. Ok ragazzi, io a questo punto termino qui e spero ovviamente vi sia piaciuta la mod, spero abbiate apprezzato il lavoro che hanno fatto, ancora i miei complimenti, ancora un grazie per il tempo che ci avete dedicato, avete veramente sfornato un buon semirimorchio, delle ralle veramente eccezionali, complimenti, bravi. E basta, io vi lascio il link in descrizione, fatemi un po' sapere cosa ne pensate, vi lascio in descrizione, ricordo, il link alle versioni finali del, del Mercedes e del buon caro e bellissimo Menci. Basta, io con questo vi saluto, vi ringrazio, provate un po' il rimorchio, fatemi sapere cosa ne pensate, se ho dimenticato qualcosa fatemi pur sapere e niente, vi ringrazio per l'attenzione, vi saluto, cioè, prestissimo nei prossimi video. Ciao ciao!